campo principale della puntata odierna di Tutto il Calcio, minuto per minuto, naturalmente l'Olimpico. Per Roma-Cagliari sentiamo Riccardo Cucchi. La Roma vuole naturalmente rispondere alla Juventus, non perdere il contatto con il campione d'Italia che hanno vinto 3 partite su 3, e Garcia modella la squadra tenendo conto anche di un po' di turnover viste le recenti e le prossime fatiche di Coppa dei Campioni. Totti e Pjanic in panchina, Astori e Castan indisponibili, dunque cambiano i centrali difensivi e giallorossi si schierano così: De Santis tra i pali, poi Maicon, Manolas, Yang Mbiwa, ma lo chiameremo nel corso della partita, Mapu, il difensore francese scelto quest'oggi da Garcia, Cole naturalmente come quarto della difesa, poi De Rossi e Keita in mezzo, Gervinho, Nainggolan e Florenzi alle spalle della punta che è destro. Zeman non rinuncia al suo 4-3-3 e Conti, il capitano romano De Sardi, si prepara a fare un po' da guastafeste. 49 reti segnate fin qui con la maglia del Cagliari, una sola per raggiungere quota 50, e naturalmente a Roma sarebbe più bello riuscire a raggiungere questo traguardo per il capitano del Cagliari. Il maestro Zeman invece torna all'Olimpico dopo 2 anni e non rinuncia naturalmente al suo modo di concepire il calcio, e schiera a sorpresa Cragno tra i pali, 94, classe 94, davvero un ragazzino. Avelara, Rossettini, Cepitelli e Pisano dietro, in mezzo al campo Gdal, Conti, Gio Pedro, e in avanti Farias, Saus e Ibarbo. Ricordiamo anche il direttore di gara, si tratta del signor Peruzzo di Schio. A te Corsini. Ancora Gervinho, suggerimento di Cole, Gervinho, il cross in area di rigore forse deviato, finisce comunque innocuo tra le braccia del portiere cagliaritano Cragno, che effettua subito il rilancio, una palla profonda, alta, che ricade a campanile nel cerchio di centrocampo, la manovra Manolas con la collaborazione di De Rossi, poi nel cerchio centrale Cole in avanti, Nainggolan indietro per Mapu ancora per Nainggolan, il giocatore belga nel cerchio centrale di fronte a un avversario, vuole evitare di cedergli la palla, preferisce allora un passaggio arretrato per Manolas, che riceve, scatta, serve Gervinho centralmente, ottima l'apertura, Florenzi, destro, rete, la Roma in vantaggio, splendida azione di rimessa, 3 passaggi, Florenzi ha messo a centro una palla invitante, perfetta per destro, che aveva seguito l'azione, arrivava da sinistra, facile il tocco, sotto misura, preciso, basso, nulla da fare per Cragno, e la Roma in vantaggio. 10° minuto di gioco, Roma 1, Cagliari 0, destro, linea d'otto. Di consigli. Raddoppio della Roma con Florenzi. Siamo giunti al 13° minuto di gioco, Roma 2, Cagliari 0, Tesca da Buzzino. Grazie Cucchi. Torniamo allora all'Olimpico e raccontiamo questo raddoppio romanista. Cucchi. È davvero singolare il modo con il quale Florenzi ha festeggiato la sua rete, è salito in tribuna, pensate, in tribuna d'onore, ha scavalcato ogni possibile barriera e era andato ad abbracciare qualcuno in tribuna, immaginiamo i suoi parenti, forse i suoi genitori che erano lì ad assistere alla partita, che sono qui ad assistere alla partita. Florenzi ha ricevuto un invito precisissimo da parte di Gervinho, che a sua volta era stato pescato da un lancio millimetrico in posizione regolare, peraltro non c'è stata protesta da parte del Cagliari, che adotta, come sapete, come scuola di Zeman, la tattica del fuorigioco, e Florenzi si è trovato la palla invitante da parte di Gervinho, non ha avuto alcuna difficoltà di infilare in diagonale alle spalle del portiere, del giovane portiere del Cagliari Cragno, e dunque la Roma sta rendendo molto concreta la sua superiorità tecnica, la sua superiorità nel gioco, e dopo appena 14 minuti è già in vantaggio sul Cagliari per 2-0 con le reti di destro e di Florenzi. Una Roma davvero spettacolare, anche senza Totti, anche senza Pjanic, la squadra di Garcia dimostra di avere davvero enormi qualità, enormi potenziali e soprattutto di saper divertire. Devo dire che il Cagliari fino a questo momento non ha saputo opporre una valida resistenza, vedremo come andrà evidentemente più avanti, ma l'impressione è che la squadra di Zeman soffra davvero tanto la superiorità tecnica della Roma. Ancora Gervinho che gioca centralmente nel cerchio di centrocampo, viene affrontato, viene fermato, questa volta pericolosissimo, minaccioso ogni volta che è in possesso della palla. Beh, Roma padrona del campo, non c'è dubbio, il 2-0 testimonia in maniera impeccabile l'andamento della partita. Dopo 18 minuti 2-0 naturalmente in favore della formazione di Garcia, che non rinuncia ad attaccare, è sempre molto bella quando affonda. Adesso il Cagliari sta cercando anche di uscire un pochino dal guscio della sua metà campo, naturalmente esponendosi anche di più, ma sono davvero scarsissime le opportunità per la formazione cagliaritana. 2 reti in 14 minuti,
minuti la Roma mette le mani sulla partita e non le leva più, senza Totti e Pjanic in panchina e senza Castan e Astori, i due difensori centrali infortunati. Una bella Roma, decisa, brillante, piena di voglia e di idee, troppa Roma per i Cagliari, verrebbe da dire, malgrado il tentativo di Zeman di ridisegnare la sua squadra con l'inserimento di João Pedro e Farias. Il Cagliari ha messo la testa fuori dal suo guscio soltanto dopo il 2-0, anche per il rallentamento della Roma che ha tentato comunque di giocare di rimessa, risultando assai pericolosa. Pochi invece i risultati che hanno portato a casa i rossoblù, malgrado un maggior possesso palla. Entrato al posto di Gabbiadini, è risultato debole. Finale intanto anche a Roma, scusa Scarabuzzino, Roma batte Cagliari 2-0. E allora andiamo ai commenti. La vittoria della Roma, che non perde le distanze dalla Juventus, anzi la affianca imitandola, dunque dall'Olimpico Riccardo Cucchi. Imita la Juventus, come tu dici giustamente Corsini, la Roma in 15 minuti, perché sono quelli che sono bastati la squadra di Garcia per far sua la posta, 14 minuti per l'esattezza, 14 minuti all'interno dei quali sono state realizzate le due reti nel primo tempo, quella di Destro al decimo e quella di Florenzi al quattordicesimo, che hanno consentito poi alla Roma una gestione tranquilla della partita, una gestione accorta che ha concesso a Cagliari sostanzialmente soltanto un po' più possesso palla. Una buona Roma, direi un'ottima Roma. Roma, tre partite, tre vittorie, così come la Juventus, era quello che chiedeva Garcia, che adesso va a abbracciare i suoi giocatori in campo congratulandosi con ciascuno di loro. Il potenziale romanista è davvero grande, vario e di qualità all'organico, lo testimoniano le scelte oggi operate da Garcia, che ha lasciato in panchina almeno per una parte della gara Pjanic, soprattutto Totti, ma soprattutto ha avuto la possibilità Garcia di cambiare in corso d'opera, schierando Pjanic, Ljajic, Emanuelsson, e non mancando mai, non diminuendo mai il potenziale tecnico di questa squadra, che naturalmente ha prospettive molto molto interessanti in questa stagione. Il Cagliari di Zeman non aveva le risorse tecniche assolutamente per poter contrapporsi alla Roma, ha fatto la sua dignitosissima partita soprattutto quando è calato il ritmo, ma si è visto con grande evidenza che le difficoltà offensive del Cagliari sono davvero un baluardo difficilmente sormontabile, anche con la qualità del gioco che Zeman sarà in grado sicuramente di dare nel corso di questo campionato. Ribadiamo il finale, Roma batte Cagliari 2-0, in linea Corsini.